la titolare di questa bellissima struttura che accoglie non solo gli anziani che hanno bisogno, ma anche tanti giovani, e comunque anche un centro diurno questo. Sì, questo è il primo centro diurno che nasce a Giare e noi stiamo facendo in modo che tutti i ragazzi disabili, sia minorenni che maggiorenni, abbiano in modo di avere il loro proprio centro diurno. Veniamo all'incontro alla famiglia, ugualmente che ogni familiare che deve lavorare sa che c'è un centro diurno dove possono lasciare i loro figli, dove saranno seguiti da dottori, da specialisti e di assistenze sociali. Noi qua siamo appoggiati sia con la Croce Rossa che con la Misericordia, ugualmente che facciamo in modo di aiutare questi ragazzi sia a studiare, sia a giocare, fare capire la, come si può dire, come specialmente gli autistici, a fargli capire la mattina che si devono alzare, si devono lavare la faccia, e pulire i denti, cioè andare piano piano a imparare come si deve fare la giornata ogni ragazzo disabile. Questo è anche il primo centro diurno per chi soffre di Alzheimer. Sì, questo è il primo centro diurno che si apre a Giare anche per le persone che soffrono di Alzheimer. E proprio perché noi siamo seguiti da dottori e specialisti. Abbiamo parlato dell'anziano. L'anziano qua dentro viene coccolato, viene curato, viene accudito a 360 gradi 24 ore su 24. Sì, questa è la prima struttura che soprattutto che è appoggiata con la questura di Catania, è videosorvegliata. Qua un anziano non è dentro una struttura ma dentro una casa, perché trova amore, trova calore. Un anziano non è solo dice aspetta, lo mettiamo sul divano e ce lo dimentichiamo, no, qua l'anziano vive, rinasce, perché gioca, e facciamo attività musicale, facciamo terapia musicale, perciò li teniamo sempre aggiornati. Allora, io so che tu ti sei trasferita in questo mese, la tua casa ormai è qui. Sì, io dal 31 di gennaio che vivo qua, che sto insieme agli anziani giorno e notte, e li curiamo, facciamo venire persone proprio per assisterli, e poi abbiamo la nostra equip qui dentro. Ti senti protetta dalla Madonna dello Scoglio tu? Sì, è la mia Madonna proprio che mi ha fatto un miracolo, e la struttura è dedicata proprio a lei, proprio alla Madonna dello Scoglio. Io so che arriverà qui la statua della Madonna dello Scoglio. Sì, noi stiamo aspettando e sta bene di Francosimo per andare a prendere la Madonna dello Scoglio, che viene anche lui qua quando è che portiamo la Madonna. Non poteva tagliare il nastro alla casa di cura Madonna dello Scoglio, l'assessore Rosano, è un'azienda che comunque si occupa del sociale. Sì, noi siamo come amministrazione contenti ogni volta che parte una nuova azienda nel nostro comune, in particolare poi se si tratta di aziende che si occupano delle persone più deboli, più bisognose. Noi speriamo che in queste situazioni gli anziani possano trovare un ambiente familiare, l'accoglienza per tutti i loro bisogni e soprattutto per i bisogni anche affettivi, nel senso che devono essere trattati come persone. Io non ho dubbi che qui avverrà proprio questo, che possano quindi trovare un ambiente familiare dove possono trovare l'aiuto necessario per vivere serenamente tutto il tempo che Dio ci dona. Lea, abbiamo parlato di una struttura con uno staff veramente completo, dal medico all'assistente sociale, addirittura anche alla farmacia di fiducia. Io vorrei che tu presentassi singolarmente ogni tuo collaboratore. Sì, nella nostra struttura abbiamo il nostro dottore che fa parte della struttura, il dottor Raffaele Strano, che non solo è un medico di fiducia, ma è anche medico di fiducia della struttura, e non potevo scegliere dottore meglio. Poi abbiamo l'infermiera Maria Laface, che è una bravissima infermiera, ha una vita che ci conosciamo, so come lavora e non potevo scegliere infermiera più meglio. Abbiamo l'assistenza sociale, Beatrice Russo, che è una bravissima assistenza sociale che ci aiuterà sia con gli anziani che con i ragazzi disabili, e il centro è proprio appoggiato proprio perché c'è l'assistenza sociale qui dentro. Non solo questo, abbiamo anche la nostra farmacia di fiducia, la farmacia Saraceno. Qua abbiamo la dottoressa, ugualmente, che siamo
felici di far parte noi dalla Famagia Saraceno, perché sono delle persone che ci aiutano e ci vengono all'incontro in tutti i modi per aiutarci nella struttura. Uno staff scelto con il cuore. Sì, perché sono persone che lavorano tutti con il cuore. Staff completo anche con un servizio ambulanze. Sì, noi abbiamo la nostra, ringraziando Dio, abbiamo una grandissima ambulanza che fa parte della struttura, che è di Mauro Patanè di Mascali, che direttamente è proprio che escerà nell'ambulanza sia Mauro Patanè che Casa Madonna dello Scoglio. L'ambulanza, questo servizio ambulanza serve per portare comunque gli ospiti della Casa Madonna dello Scoglio anche a fare le visite. Tutto per visite, per tutto, un po' di tutto, per tutto quello che è necessario, che hanno bisogno i pazienti. Into your dream, chasing the rhythm, my soul is beating, not to know.